Ciao a tutti e bentornati nello studio del Cercatore di Perle. Oggi andremo in Grecia per cercare di fondare e far prosperare la nostra città-stato. Giocheremo a Exemonia. Eccolo qua, leggiamo un po' la scatola. 2-4 giocatori, 13 più l'età, 30-45 minuti a partita. Ideato da Fabio Attoli o Attoli ed edito in Italia dalla Pendragon, che tra l'altro questa è stata la sua opera prima. Exemonia è un po' un gioco di parole tra egemonia ed esagoni, in quanto dovremo cercare di costituire la nostra città-stato e cercare di farla prosperare stando attenti alle rivolte interne e soprattutto all'invasione degli altri giocatori, che comunque ci potranno battere guerra, così come potremo cercare di andare in guerra contro gli altri. È un gioco di difficoltà media che a prima battuta potrebbe sembrare facilino, ma in realtà è un po' insidioso. Un regolamento comunque con parecchi asterischi, per cui vediamo se riesco a spiegarlo bene. Vediamo come funziona. Prendiamo dalla scatola tutti gli esagoni che ci troviamo dentro. Dovremo solo cercare gli esagoni che hanno un titolo arancione e lasciarli da parte per il momento. Con tutti gli altri dovremo fare una cernita cercando su ognuno questo simbolo con questo omino col numero e togliendo quelli non appropriati per il numero di giocatori che giocheranno la partita in corso. Dopo aver mescolato tutti gli esagoni che ci serviranno per questa partita, li sistemeremo in pila, costituendo così la pila di pesca, e dovremo scoprire le prime quattro tessere che dovranno essere messe in fila sul tavolo. Sistemiamo in una riserva comune le tre risorse di questo gioco, ovvero oro, soldati e cittadini. Sistemiamo poi sul tavolo tante tessere col titolo arancione quanto il numero di giocatori. Ogni giocatore ne prenderà una per sé. Queste tessere costituiranno il centro della nostra città e avranno sul retro un obiettivo di fine partita diverso da giocatore a giocatore. Sistemiamo quindi la nostra acropoli davanti a noi. Ogni giocatore riceve la sua dotazione iniziale di risorse pari a 2 cittadini e un oro. Le risorse in questo gioco andranno tenute sempre sopra la nostra città. La somma dei cubetti che avremo su ogni tessera della nostra città costituirà l'ammontare dei nostri averi. Ogni giocatore poi pescherà dalla fila 2 tessere che costituiranno la sua mano iniziale. Scelto a caso il primo giocatore, al giocatore alla sua destra daremo questo segnalino, in modo da ricordarsi che è l'ultimo di turno. Siamo pronti per iniziare. Una partita a questo gioco si articola in un numero variabile di turni. All'inizio del proprio turno, ogni giocatore dovrà scegliere una delle tessere che sono a centro tavola e prenderla in mano per sé. Ogni qualvolta si prenda una tessera dal centro tavola, dovrà essere subito ripescata un'altra, in modo da mantenere il numero di 4 a terra. Adesso il giocatore potrà scegliere se prendere un'altra tessera da tenere in mano o prendere una risorsa. Prendiamo per esempio un cubetto rosso, visto che ci manca. Dopo la fase di pesca, il giocatore potrà scegliere di giocare quanti esagoni vuole dalla propria mano, purché sia in grado di pagarne i costi. Ogni esagono ha in alto a destra questa fila di 3 pallini dove all'interno ci sono i numeri di risorse che dovremo prendere dalla nostra città per essere messi sopra la tessera. Per esempio, in questo caso ci serve un bianco e un giallo. Sistemiamo la nostra tessera giù e ci trasferiamo le risorse. Non è possibile giocare un altro esagono dalla mano pescando risorse dall'esagono appena piazzato. Se un esagono ha su di esso tante risorse almeno pari a quelle riportate in alto a destra, si dice attivo. Il regolamento suggerisce di sistemare sopra ai pallini colorati le risorse, in modo da riconoscere gli esagoni attivi da quelli non attivi. Vediamo quali tipi di esagoni potremo giocare. Quello verde appena piazzato è un esagono produttivo. Principalmente questi esagoni ci daranno risorse o bonus per produrre risorse. Avremo poi gli esagoni militari, quelli rossi, che principalmente serviranno per proteggere gli esagoni adiacenti. Questo in modo da rendere più difficile agli altri giocatori di poter conquistare quell'esagono. Ci saranno poi gli esagoni blu, ovvero gli esagoni città. Questi esagoni potranno essere collegati direttamente solo
o al centro città, all'Acropoli, oppure ad un altro esagono blu. Non è mai possibile, in una città, avere più di un esagono blu con lo stesso nome. Gli esagoni città danno principalmente dei bonus da utilizzare durante la partita. Infine, gli esagoni viola sono le divinità, alle quali è sempre abbinato un gettone con la stessa icona riportata sull'esagono. Questi non hanno dei costi per il piazzamento, ma dovranno essere messi davanti al giocatore, staccati dalla città, e dovremo sistemare la loro pedina su un esagono. Se l'esagono dove è presente la pedina sarà attivo, allora sarà attiva anche la divinità. Se l'esagono dove è presente la pedina sarà conquistato da un altro giocatore, l'altro giocatore prenderà sia l'esagono conquistato che la divinità associata. Dopo che il giocatore di turno avrà piazzato quanti esagoni vuole, anche nessuno, ci sarà una fase azioni. Potrà svolgere solo una delle seguenti azioni. La produzione. Tutti gli esagoni che hanno un cerchio colorato in basso, se attivi, produrranno quelle risorse in quel numero. Per esempio, il nostro villaggio produce due cittadini se attivo. Quindi prendiamo due cubetti bianchi e li sistemiamo su quell'esagono. Un'altra azione a disposizione è quella strategica, ovvero il giocatore potrà liberamente ridistribuire tutte le risorse in suo possesso all'interno della sua città. Questa è un'azione importante sia per ridistribuire le risorse prodotte nei turni precedenti, ma anche per spostare l'oro all'interno dell'Acropoli in modo che non possa essere conquistato dagli altri giocatori. Questo perché alla fine della partita ogni cubetto oro all'interno dell'Acropoli darà un punto. In questa fase è sempre possibile cambiare un soldato per due cittadini o due cittadini per un soldato. Un'altra azione a disposizione sarà quella speciale, ovvero risolvere i testi di tutte le pergamene che troveremo sui nostri esagoni attivi. In questo caso, per esempio, potremo risolvere quello della nostra divinità in quanto l'esagono associato con lo stesso simbolo è attivo. Gli esagoni attivati in questo modo possono essere gestiti in qualsiasi ordine, purché ogni esagono venga contato una volta sola. Infine ci sarà l'azione di guerra. Questa potrà essere svolta una volta contro ogni avversario. Facciamo un esempio. Questa è la città di un nostro avversario che vogliamo attaccare. Dovremo scegliere dalla nostra città tanti guerrieri o cittadini da poter portare in battaglia e scegliere anche quale sarà l'esagono da attaccare. Immaginiamo di voler attaccare questo esagono. Dovremo fare il conto di quale sarà la forza del difensore, in questo caso un cittadino più, siccome è accanto ad un esagono militare attivato, anche un soldato, perché questa icona è come se contasse un soldato sopra a tutte le tessere adiacenti. Considerando che ogni soldato conta quanto due cittadini, avremo di fatto una resistenza di tre cittadini. Se noi prendiamo dalla nostra città quindi un soldato e un cittadino, faremo pari. Dovremo quindi sempre investire almeno una risorsa aggiuntiva. Mettiamoci quindi anche un altro cittadino. A questo punto il soldato annulla la difesa di un soldato dato dalla fortificazione. Un cittadino annulla l'altro cittadino a difesa e questo cittadino riesce a conquistare questo esagono. Non appena un esagono viene conquistato, viene subito portato nella città del vincitore. Eventuale oro rimasto sopra l'esagono acquisito rimane lì sopra. A questo punto arriviamo alla fine del turno del giocatore. Alla fine di ogni turno di ogni giocatore verificheremo se si svolgono delle rivolte all'interno delle città. Ogni giocatore dovrà contare quanti esagoni all'interno della propria città contengono l'occhio, quindi sono esagoni politici. La prima volta che un giocatore piazza un esagono con l'occhio riceve subito la pedina del filosofo, che dovrà tenere di fronte a sé. Ogni volta che il filosofo cambia proprietario, in tutte le città nelle quali non è presente, potrebbero scoppiare delle rivolte. Immaginiamo per esempio che il filosofo cambia proprietà. Va detto che il filosofo cambia di proprietà alla fine del turno in cui un giocatore è diventato primo in numero di tessere politiche all'interno della sua città. Nel caso in cui alla fine del turno di un giocatore non sia cambiato il primato di tessere politiche di proprietà di un giocatore, il filosofo rimarrà dov'è e non si verificheranno rivolte. Per verificare le rivolte vediamo in quali dei nostri esagoni sono presenti più risorse del minimo per poter attivare l'esagono. Nel nostro caso tutti e due. Quando questo avviene,
dovremo verificare se sull'esagono è presente una sola risorsa o più di una in eccedenza. Se ne è presente solo una, se ne scarta la metà arrotondata per eccesso, quindi in questo caso scartiamo entrambi i nostri cittadini. Se invece avessimo più risorse in eccesso su un esagono, dovremmo portare il numero di tutte le risorse in eccesso pari a quello della risorsa presente in quantità minore. Più semplicemente, la risorsa in quantità minore sono i cittadini con 1, tutte le altre risorse dovranno rimanere sull'esagono nello stesso numero. Una volta svolta anche questa fase, la parola passa al giocatore a sinistra e si va avanti così fino al verificarsi della condizione di fine partita, ovvero quando viene pescato l'ultimo esagono dalla pila di pesca. A questo punto tutti i giocatori svolgeranno il loro turno normalmente fino a che toccherà al giocatore che possiede il gettone dell'ultimo giocatore. L'unica particolarità è che dal momento in cui viene scoperta l'ultima tessera della fila, i giocatori salteranno la prima fase, ovvero quella di pesca. Svolgeranno quindi solo azioni e verificheranno solo le rivolte. Non appena l'ultimo giocatore avrà svolto il suo turno, andremo alla conta dei punti. Ogni giocatore riceverà punti in vario modo. Riceverà un punto per ogni esagono verde o rosso attivo, 2 punti per ogni esagono blu attivato, 8 punti se ha davanti a sé 3 divinità che abbiano l'icona in alto diversa, 1 punto per ogni oro depositato al centro città, più, girando la propria acropoli, verificare i punti che questa ci darà. Ogni giocatore a inizio partita comunque ha la facoltà di guardare quale sarà il suo obiettivo di fine partita. Vince chi ha più punti. In caso di parità vincerà il giocatore che ha più esagoni attivi all'interno della sua città con la stessa icona della sua acropoli. In caso di ulteriore parità vincerà il giocatore che ha più oro sull'acropoli. Eccoci qua, di ritorno dalla Grecia. Vediamo come sono questi materiali. Tutti gli esagoni sono spessi 1 centimetro, sono praticamente antiproiettile e tutte le illustrazioni sono tutto sommato carine e molto molto evocative. L'unica nota dolente sono i cubettoni delle risorse che se fossero dei cubi veri e propri non ci sarebbero problemi, però alcuni sono un po' storti, sono dei parallelepipedi, insomma anche metterli in pila delle volte non è facile perché qualcuno ha degli angoli un po' strani. Però insomma nel complesso è molto funzionale. Arrivando alle meccaniche di gioco, devo dire che queste sono molto carine, sicuramente abbastanza ambientate, non tanto nelle meccaniche in sé quanto nelle sensazioni che il gioco porta, e non sono comunque facili da apprendere. Va detto che questo è un gioco che possiamo giocare o come solitarione di gruppo oppure come interazione diretta dall'inizio alla fine. Se lo giochiamo come solitario, questo è un gioco che dopo mezza partita lo chiudete e lo vendete come usato. Se invece giochiamo con l'interazione diretta, quindi facendo girare il filosofo tra più città in modo da far venire le rivolte nelle città altrui o andando a fare guerra contro gli altri, allora sarà un gioco veramente appagante. Questo perché è ciò che è successo col mio gruppo, dove all'inizio giocavamo tutti per conto nostro, con il nostro orticello, ma quando abbiamo scoperto la possibilità di fare veramente dei danni agli altri, allora si è aperto un mondo, perché comunque dovremo cercare sì di proteggere i nostri averi, ma anche di cercare di andare ad assaltare le regioni degli altri in modo da potergliele prendere, soprattutto quando sopra ci sarà dell'oro, perché in questo gioco avere tanto oro probabilmente ci porterà molto vicini alla vittoria. Il modo con cui si fanno i punti è molto lineare, per cui ecco, dall'inizio alla fine potremo cercare di imbastire una strategia o sul tutto un po' o concentrarci solo o sull'oro o sugli esagoni o sulle divinità, insomma ce n'è per tutti i gusti. Va detto che comunque in questo gioco con 25-28 punti siamo quasi già vincitori, quindi il fatto di avere un gioco che comunque dà pochi punti a chi vince permette comunque di avere un buon livellamento tra tutti i giocatori ed arrivare sempre lì lì alla vittoria. È presente un po' di fattore fortuna, perché comunque si pescano tessere da una pila e se uno si ritrova davanti a una selezione pessima è chiaro che non può pescare niente di buono. Però il fatto che comunque giocare delle tessere ci imponga di spostare spesso delle risorse da una zona a un'altra della nostra città farà sì che comunque una parte dei nostri possedimenti sia scoperta e quindi facilmente attaccabile dagli altri. Questo è un gioco dove dovremo cercare di dare un equilibrio a ciò che stiamo facendo
e fare quasi un simulatore di guerra fredda dove comunque devo tenere un po' di difesa sulle mie tessere circostanti la mia città, in modo che se un avversario mi attacca e me ne soffia una, comunque dovrei investire così tanti soldati e cittadini che al turno dopo comunque un'altra tessera gliela vado a rubare. L'ultima cosa che voglio dire è che questo è un gioco a una longevità quasi infinita. Questo perché ogni partita sarà diversa dall'altra, soprattutto perché il ventaglio di opzioni a disposizione dei giocatori è molto ampio. Ci sarà chi punterà sulle risorse, soprattutto loro, per cercare di fare punti con quelle. Ci sarà chi farà il saprofago per cercare di accaparrarsi le tessere degli altri, buttandone giù dalla mano pochine, però tirando su molti guerrieri per appunto essere forte in guerra. Ci sarà invece chi si arroccherà e cercherà di fare il suo gioco con le pergamene, i bonus e così via. Insomma, ogni partita è diversa dall'altra e saranno i giocatori stessi a fare il gioco, non tanto il gioco che metterà i giocatori su dei binari che dovranno seguire. Abbiamo già detto molto, veniamo al suo prezzo. Exemonia viene nuovo 25 euro, che è un prezzo tutto sommato ottimo per il gioco che troviamo all'interno della scatola. Non è raro trovarlo usato anche intorno a 10-15 euro, che secondo il mio modesto punto di vista è regalato, però purché, ripeto, abbiamo un gruppo di gioco che riesce a capire come va giocato, quindi con tanta interazione. Se lo giochiamo da soli ci annoia, se invece facciamo male agli avversari, allora ci divertiremo molto. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Vi ricordo giù in descrizione ci potrete trovare link al mio sito e alla mia pagina Facebook per potermi contattare. Ci troverete anche il link al sito del Bazar dei Mercati dove potrete trovare questo e tanti altri giochi in modo da poter finanziare indirettamente il mio canale. Qui in basso a sinistra vi metto il link all'ultimo video fatto, ovvero quello su alta tensione. Qui in basso a destra vi metterò il link appena pronto di Viceroy. Qui vi metto il pop-up per l'iscrizione al canale. Se non siete già iscritti, cliccateci. E vi ripropongo per essere rivisto il video sul site, dategli un occhio. Con questo vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!